Quindi prendere il replay di una gara, fermarlo in un determinato momento e scegliere l'angolazione che più ci piace e fotografare. Anche queste sono foto che vengono molto bene. Vi ho preparato un piccolo video, una sequenza di foto appunto fatte con il photo mode. Molte le ho fatte io, altre le ho scaricate da internet, ma sono tutte foto fatte in game, cioè o con la modalità photo mode vera e propria, oppure prendendo i replay e scattando delle istantanee. Come avrete visto da questo video, vi siete già fatti appunto un'idea della grafica del gioco. Avete visto il video all'inizio della recensione, avete visto questa breve sequenza di foto. La grafica è senz'altro sbalorditiva, perché ora anzi, questo video probabilmente non rende neanche tanto giustizia al gioco, perché il gioco va provato in alta definizione ed è qualcosa di spettacolare. Soprattutto le auto premium, se mettete la visuale all'interno dell'auto, nelle auto premium, è qualcosa. Ah, ho dimenticato di dire una cosa: le auto standard non hanno la visuale all'interno, la visuale all'interno c'hanno solo le auto premium. Detto questo, dicevo, le auto premium sono veramente da guardare, sono qualcosa che lascia a bocca aperta. Ora, una piccolissima parentesi per un'altra modalità che è passata un po' in secondo piano nel gioco. A mio avviso anche perché non è proprio curatissima. Peccato perché l'idea era geniale. Parlo della modalità che permette di creare i tracciati da noi, cioè noi possiamo crearci i tracciati come più ci piace. Però non è un vero e proprio editor completo, nel senso che non possiamo creare da zero come vogliamo. Dobbiamo restare in, diciamo, dei binari predefiniti, nel senso possiamo scegliere lo scenario ovviamente tra una serie di scenari predefiniti. E poi possiamo scegliere un modello casuale di tracciato, cioè noi premiamo un tasto, ci esce un tracciato casuale, e poi noi possiamo modificare l'angolazione delle curve, aggiustare un po' come ci piace a noi. Però non è, devo dire, non è. No, poteva essere sviluppata meglio questa modalità, l'idea era veramente bella. Peccato perché non ci hanno perso molto tempo, evidentemente, gli sviluppatori. Ovviamente, pur essendo un gioco veramente, veramente, veramente bello, non è privo di difetti, Gran Turismo 5. Anzi, c'è un difetto che è veramente insopportabile. Ora, facendo la nostra carriera, come ho detto, alla fine arriveremo alle gare di durata. Gare di durata che gli sviluppatori hanno voluto che durassero effettivamente per 8 ore, a seconda di qual è la gara. Quindi la 24 ore dura 24 ore effettive. E questo, secondo me, è una scelta molto buona, è molto particolare, alza il livello di sfida, molto bello. Ma ovviamente uno pensa, vabbè, inizio alle 24 ore, gioco un paio d'ore stasera, poi entrerò in box, nella sosta in box salverò il gioco e magari continuo domani, e poi dopodomani, finché non completo la 24 ore. E invece no. Secondo Polyphony Digital, noi, esseri umani, dobbiamo fare 24 ore di fila davanti alla PlayStation. 24 ore. Veramente è una cosa che non riesco a capire. Voglio dire, come si può pensare che una persona riesca a stare 24
ore davanti alla PlayStation. Senza, peraltro è pericoloso. Cioè, vogliamo scherzare? Primo. Poi, allora, uno potrebbe dire, vabbè, io accendo la mia PlayStation, mi faccio le mie, so, voglio esagerare, 5-6 ore davanti alla PlayStation, poi metto pausa e mi riposo. Magari mangio qualcosa, dormo e poi ricomincio. Faccio un altro po' di ore e poi mi riprendo una pausa. È vero, si può fare, anzi, qualcuno ha fatto così, qualche coraggioso. Ma significa lasciare la PlayStation accesa almeno per 2 o 3 giorni. Quindi sono due le cose. O ci sentiamo male noi davanti alla PlayStation, o fondiamo la PlayStation. Sono pazzi, sono veramente pazzi quelli di Polyphony. E questo è, secondo me, il peggior difetto di Gran Turismo. È veramente una macchia che è un peccato perché il gioco è veramente bello, quasi perfetto. Poi c'è anche un'altra scelta, secondo me, discutibile da parte di Polyphony Digital, che è quella di dividere le auto in premium e standard, perché la differenza è tanta tra le premium e le standard. Ora, anche qui, secondo me 1000 auto sono tante ed è bello avere una scelta fra più di 1000 auto, però alla fine ci sono auto che nessuno prenderebbe mai, fidatevi. Ora non mi vengono esempi, però ci sono auto veramente brutte che nessuno prenderebbe mai. O comunque bastava fare, secondo me, meno auto, un po' meno auto, ma farle tutte bene, nel senso, le premium sono qualcosa di spettacolare, ma le standard no, non si può guidare con la visuale dall'interno. Fuori sono un po' poco dettagliate, sinceramente, rispetto a quello che ci si poteva attendere, e rispetto alle premium. C'è una differenza abissale, ed è ovvio che il giocatore che prende il pad in mano, non sceglierà mai un'auto standard a confronto con una premium, prenderà sempre le premium, è quasi sempre così. Quindi hanno messo 800 macchine standard che alla fine chi se le fila? Potevano mettere meno macchine complessivamente, magari 500, 600 macchine, e farle tutte bene però. Secondo me questo è un difetto, voglio dire, è tanto il divario tra le standard e le premium, come ho detto. E lo stesso discorso si può fare per alcuni tracciati. Ci sono tracciati che sono orribili, sono veramente orribili. Ora non ricordo i nomi dei tracciati, perdonatemi, però ce ne sono alcuni. Ce n'è uno in particolare che ha ancora gli alberi in 2 dimensioni, sembrano delle sagome. Cioè, voi guardate a bordo pista, ci sono gli alberi che sono così delle sagome, non sono neanche in 3 dimensioni. È orribile. E poi ci sono piste che veramente lasciano a bocca aperta per quanto sono definite. Sembrano fotorealistiche. Non so. Secondo me, avendo cominciato a lavorare bene con il tipo di Polyphony Digital, poi si sono accorti che andavano troppo per le lunghe e hanno dovuto affrettare il lavoro, ma purtroppo questo si vede. Perché non c'è omogeneità grafica tra le macchine e anche tra le piste. Quindi, questo secondo me è un altro piccolo difetto. Per il resto, il gioco va che è una meraviglia, nel senso che è divertente. È realistico, è molto realistico. Il sottotitolo di Gran Turismo è The Real Driving Simulator. Nulla da dire. È assolutamente, sicuramente è il miglior videogioco. No, non il migliore, perché poi c'è anche Forza Motorsport, di cui poi parleremo un'altra volta, che darà del filo da torcere a Gran Turismo. Ma sicuramente questo è il gioco automobilistico più realistico. Questo si può dire tranquillamente. Più vicino alla realtà che c'è sul mercato dei videogiochi in assoluto. Detto questo, secondo me resta un gioco molto molto valido che tutti gli amanti del genere devono assolutamente avere a tutti i costi, per forza, perché non si può dire di essere amanti dei giochi di corse e non avere Gran Turismo se si ha la PlayStation. Quindi, questo è il mio giudizio. Ora, solita finale parentesi per i trofei. Allora, se pensate di platinare Gran Turismo 5, preparatevi a rinunciare per un bel po' alla vostra vita sociale. La maggior parte dei trofei si prende facilmente, progredendo con la carriera, vincendo gare, acquistando auto.
ma tre quarti dei trofei si perdono molto facilmente. Ma ci sono dei trofei veramente non impossibili, snervanti a livelli stratosferici. Perché il platino è possibile, intendiamoci. C'è gente, c'è tanta gente che l'ha platinato. Io personalmente ancora ci devo riuscire. Nel senso che è un lavoro molto minuzioso, molto lento, richiede tanta pazienza, perché ci sono dei trofei come il trofeo oro zecchino, che richiede di vincere l'oro in tutti gli eventi di Gran Turismo 5. Questo significa oro in tutte le patenti, oro in tutte le gare, oro in tutti gli eventi speciali. Tra l'altro tra le gare ci sono le gare di durata, ma per quello non c'è problema, perché basta prendere l'oro in modalità B-Spec e ve lo conta comunque. Quindi per le 24 ore non allarmatevi, non serve farle per forza per platinare il gioco, basta farle in B-Spec. Quindi mettete il pilotino lì, lasciate la play un giorno accesa e va. Dicevo, però è un trofeo veramente difficile, perché poi ci sono gare che, ad esempio come gli eventi speciali con la Red Bull, che richiedono tantissima pratica per maneggiare quell'auto, la Red Bull appunto. E soprattutto, se non avete un volante per giocare, diventa quasi impossibile platinare Gran Turismo, perché io a questa cosa credevo fosse il luogo comune, non credevo per niente finché giocavo con il Joypad. Poi, per mio piacere personale, ho comprato un volante. Tra l'altro il gioco, l'esperienza di gioco sale notevolmente con il volante, eh. È molto, io se potete, capisco che è una spesa molto, molto bella corposa, però secondo me è un gioco che guadagna molto se giocate con il volante. Comunque, a parte questo, dicevo, quando ho comprato il volante, mi sono reso conto che i tempi migliorano veramente di tanto. Per esempio, io non riuscivo a prendere l'oro in tutte le patenti, con il volante le ho rifatte tutte. In 2 giorni ho preso tutti gli ori alle patenti. Ci sono ancora eventi che mi danno veramente fastidio, perché non riesco proprio a farli. Però, dicevo, questo è del platino veramente quasi inarrivabile, soprattutto chi è sprovvisto di volante. Però se avete tanta pazienza e ci tenete proprio tanto, è una cosa che si può fare. Un altro trofeo che sulle prime può sembrare facile, ma in realtà è veramente veramente antipatico, è il trofeo che richiede di arrivare al livello 40, cioè il massimo, in modalità A-Spec. Perché, cioè, detto così, che ci vuole? Uno gioca, a forza di giocare, ci arriva sto benedetto 40. Voi non avete idea di quanta esperienza serve per arrivare al livello 40. Fino al livello 30-35 si sale tranquillamente. Diciamo che dal 35-36 in su non si sale più, richiedono davvero troppa esperienza, e questo secondo me è frustrante, molto frustrante, anche perché poi gli eventi finiscono, quindi bisogna rifarli da capo soltanto per prendere esperienza, diventa noioso, ed è un trofeo molto antipatico. Mentre in B-Spec c'è lo stesso trofeo, cioè arrivare al 40 in B-Spec, ma è molto più facile perché si mette il pilotino a correre e noi facciamo i cavoli nostri tranquillamente, quindi è molto più facile. Per quanto riguarda quello invece in A-Spec è veramente antipatico. Quindi un platino molto molto difficile e molto 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 lungo, quindi se volete platinarlo armatevi di tanta 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 pazienza. Direi che anche con il buon Gran Turismo 5 è tutto, ci vediamo alla prossima recensione.